Di nuovo in diretta Paolo Cento in voce, ospite qui in studio il prefetto Achille Sera, ricordi i numeri per i vostri interventi in diretta 06 43 99 93 93, i vostri messaggi al 39 37 93 93 93, quindi Roma è una città sicura. Londra, nascondono un po' le notizie, a Caracas bisogna andarci sì, con la scorta, sì, mi pare no, di non voglio, non voglio essere frainteso, Roma è una città sicura se paragonate alle grandi capitali mondiali, ecco. Quindi capitale eh, che ha bisogno però di alcuni interventi eh, sulla, peri sulla periferia in un momento di crisi, no? lei è stata anche prefetta a Palermo quindi ha conosciuto direttamente anche la lotta alla criminalità organizzata eh, mafiosa. Eh, come la crisi sta cambiando la geografia eh, criminale a Roma? Si parla molto eh, di usura, di riciclaggio di denaro da parte eh, delle cosche criminali e poi si parla anche però di un ritorno alla microcriminalità dovuta alla crisi sociale. Allora sono due discorsi diversi. Stiamo che però da, si intersecano perché poi sono la mano volante la, la povertà. La povertà. Che è in aumento in questo paese, è inutile che lo nascondiamo. La povertà, quando dico povertà, intendo riferirmi a quelli che non riescono a mettere un piatto a tavola e sono purtroppo milioni in ah, Italia. Secondo i dati, Istat a 9 milioni di italiani sono, non arrivano. Sono milioni. Eh, e se pensiamo all'immigrazione, a cui non siamo, non siamo riusciti a dare una risposta. Uh, se non uh, una risposta via tutti fuori di qua e della... senza uh, riuscire a fare nulla, uh, senza riuscire a fare nulla perché si è affrontato il problema dell'immigrazione in modo sbagliato, solo con, uh, pensando alla repressione che non potevi attuare. Allora se pensiamo a questi e pensiamo ai poveri, non c'è dubbio che la microcriminalità deve Voce del verbo dovere aumentare, deve aumentare, perché se io non ho nulla da dare a mia figlia stasera, io vado a rubare, che non è certamente una giustificazione, non potrebbe venire da un prefetto, ma è un guardare in faccia la realtà. Ecco perché la microcriminalità in aumento... È un problema principalmente sociale che va affrontato eh, non tanto con le forze di polizia quanto dando una risposta alla povertà, dando un, una risposta migliore al fenomeno dell'immigrazione. Diversa, diversa è la problematica relativa alle grandi organizzazioni criminali. L'errore che si è fatto negli ultimi anni è stato quello di collocare la Sicilia. La mafia in Sicilia, l'Andrangheta in Calabria e la Camorra nel Napoletano. Questo è stato un errore fondamentale negli anni passati perché ormai queste tre organizzazioni, oltre che essersi collegate tra loro nel senso quantomeno di non pestarsi i piedi, si sono espanse in tutta l'Italia. Se penso alla. Camorra penso, eh, penso al nord, penso alla parte, di Piemonte, alla parte del Piemonte, se penso all'Andrangheta penso alla Lombardia, penso al Lazio, se penso alla, alla eh, mafia siciliana penso alla parte veneta ecco si sono espansi in, tutto, le, le, in tutta Italia e in Europa. Uh, per quanto riguarda Roma, non c'è dubbio che i numerosi sequestri di esercizi pubblici, anche al centro, anche in via Veneto, eh, fanno riferimento direttamente alle organizzazioni criminali e che c'è stato un investimento di denaro sporco sulla capitale e sul litorale, mh, eh, voglio precisare, e sul litorale, eh, che preoccupa. Così come sono sono, è aumentato il fenomeno dell'usura, è aumentato il fenomeno delle estorsioni, sebbene non abbia eh, i riscontri del, del sud, perché a Palermo l'estorsione è all'ordine del giorno, Palermo intendo dire la Sicilia, e ecco, sono fenomeni da tenere assolutamente sotto controllo, però posso dire che le forze dell'ordine in questo si stanno dedicando con grande attenzione e grande professionalità forze dell'ordine eh, che nella città di Roma spesso hanno un dualismo eh, la domanda eh, ce l'hanno fatta in tanti eh, qui a Radio Roma Capitale anche per altre vicende ma si potrà mai arrivare all'unificazione? no, non no. si potrà mai arrivare diciamolo con che eh, no, eh, eh, non la, e non lo auspico nemmeno personalmente non lo auspico io ho paura di una forza di polizia unica, unica. ho paura eh, una forza di polizia unica c'era in Cile una forza di polizia unica c'era in altri paesi uh, totalitari. Di... Ecco, quindi io non lo auspico. <coughs> Detto ciò, auspico che ci sia una maggiore collaborazione. Ma almeno un, che um non sia, un unico numero di telefono che non di sia, emergenza. Che non sia soltanto a chiacchiere, per cui eh, l'intelligenza di quel comandante eh, fa il paio con l'intelligenza dell'altro comandante o di quel carabiniere col poliziotto. Quindi affidato alla intelligenza, alla professionalità di, dei singoli. No, deve esserci qualcosa di concreto: un unico numero di telefono, un'unica centrale operativa. Ecco, io credo che a questo si debba arrivare. Se poi mi dice se ci si arriverà, dico. Molto difficile. Molto. No. Eh, Fabrizio ci scrive a proposito della prostituzione su strada. La prostituzione su strada Come è un, affrontata un fenomeno. Da è un fenomeno prof... Roma vive sì. Sì. via salaria piuttosto che la Cristoforo Colombo. Tanto Guardi, per... con, con il sindaco Veltroni noi andavamo non d'accordo, molto di più. Eravamo eh, fraterni amici e collaboratori strettissimi. Una linea diretta per cui ci consultavamo cento volte al giorno. Io da prefetto e lui da sindaco. Su un solo punto non ci siamo trovati d'accordo. Quando io ho detto, ma la prostituzione è una cosa che dà fastidio? Sì o no? Se dà fastidio, lo stare in mezzo alla strada, in modo sguaiato, la mamma che vuole fare una passeggiata col bambino e vede delle scene insopportabili, intorno alle strade, intorno alla prostituzione c'è la malavita, dà fastidio? Sì. Allora pensiamo a qualche altra cosa che non può essere quello che diceva in una proposta la Carfagna, e cioè mettiamoli negli appartamenti e basta. Chi te l'affitta l'appartamento se sai che ormai la prostituzione si può fare solo negli appartamenti? Né chi diceva ritorniamo alle case chiuse, perché le case chiuse, ricordo a me stesso, erano sfruttate dallo Stato. Una prostituzione dove lo Stato sfrutta io non lo auspico di sicuro. Allora ho pensato, che cosa si fa nelle grandi città, eh, Hamburgo, eh, nelle grandi città eh, tipo eh, Amsterdam, ci sono dei quartieri dove si può esercitare la prostituzione. Quali sono? Ci I famosi sono, quartieri a luce rossa. Ci sono degli svantaggi, evidentemente, ma andiamoli a paragonare ai vantaggi. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che certamente la prostituzione minorile non esisterebbe più perché un quartiere dove eh, le forze dell'ordine possono fare un controllo in ogni momento, a differenza del resto dell'attuale eh, situazione eh, in cui la prostituzione è polverizzata nella città e quindi non c'è possibilità di fare controlli, quindi la prostituzione minorile verrebbe annientata, verrebbe annientata la prostituzione cl eh, dell'immigrazione clandestina. La, la clandestina non andrebbe a prostituirsi certamente in una zona che può essere controllata da un momento all'altro. Verrebbe probabilmente annientata la la, lo sfruttamento della prostituzione. Sarà un po' difficile che il magnaccia, come si dice, eh, si aggiri dalle parti per controllare quante marchette hai fatto. Eh, sarà un po' difficile. E probabilmente si potrebbe anche aggiustare il tema o risolvere il tema del, del, delle varie malattie, dei contagi che, che ci sono. Eh, quando dissi questo, eh, devo dire che il mio amico Walter Veltroni mi contestò perché disse ma in una città non si può avere... Eh, ma perché non ci si scandalizza quando si passa per via salaria? Non, non è la stessa cosa, ma qua c'è il Vaticano, non si può pensare a una... Ma perché il Vaticano... Non, eh, non, non passa, passa via salaria. Via. Quindi mi sembrano delle... Eh, a me sembrava una soluzione... Insomma, abbiamo adeguata. due notizie. Il prefetto Serre è contro le zone rosse ed è a favore dei quartieri a luce rosse. Come <ride> ma per come le ragioni che ho sì, detto... Sì, sì, eh, no, no, ma, eh, Per, le per una valutazione detto. da operatore proprio... Le zone rosse, per... rosse mi pare che di averlo dimostrato a, a Firenze. Eh, e anche negli Stadi io mi sono molto battuto con la Lega ha tolto, insieme alla Lega ha tolto una serie barriere, ha tolto. per levare alcune barriere, anche perché. Parliamoci chiaro, gli incidenti avvengono fuori, negli stadi non mi sembra di riscontrare negli ultimi anni. Cosa pensa sei. di tutto questo dibattito la discriminazione territoriale? La mia opinione è che il razzismo è una cosa seria, non il può essere ridotto seria, abu, a barzelletta da stadio e quindi io sono assolutamente contrario a queste nuove norme che non hanno né capo né coda. Lei da da prefetto, come, come le guarda? Penso che bene ha, ha fatto la Federazione Calcio a modificare quella rigidità che c'era eh prima. Però pure per con cui... la condizionale, noi introduciamo Co... la condizionale eh, al bu. Però mi deve dare atto che, che a volte noi vogliamo la moglie ubriaca e, e la, la botte piena. piena. Per cui, se eh, non fai nulla, eh, vabbè, ma come si fa a tollerare? Se invece fai, eh, poi sei criticato.